mio intervento oggi è stato incentrato su due aspetti. Il primo, nel quale ho detto essenzialmente ai ragazzi che nessuno, né tantomeno io, sa come si fa una startup di successo. Chiunque lo dica è chiaramente un pallonaro, nel senso che se io sapessi come si fa una startup di successo starei a fare una startup di successo. La seconda cosa invece, ho fatto notare che molte delle startup di successo, non tutte, molte però di quelle che ho conosciuto, erano caratterizzate da avere un'idea che aveva due aspetti: una prima, una visione di quello che accadrà nel futuro, quindi diciamo si cercava di individuare un'esigenza, un problema di mercato che non c'è soltanto oggi ma che durerà per un certo tempo nel futuro, e la seconda, un grande team. Quello che ho anche detto è che spessissimo, anche se magari i ragazzi non li conosce nessuno, le grandi idee nascono da grandi team. Ho fatto degli esempi anche proprio qui in napoletani. Lo scorso anno io ho incontrato Roberto Esposito di Rivoluzione ed era abbastanza chiaro, anche se all'epoca l'idea era veramente impresentabile, che lui era un tipo molto in gamba. Allora, ho le idee molto chiare, ma è molto lunga la risposta. Allora, anzitutto è necessario che le università comincino a portare all'interno cultura d'impresa, ed è necessario che si capisca il più presto possibile che il percorso dei fondi pubblici è soltanto un abilitatore ma non può essere la chiave di tutto. Servono soldi privati, investitori privati, servono investitori privati che sappiano come si investe nelle start-up, altrimenti il rischio che si ha è che adesso le cose cominciano a diventare di moda, la gente ci mette i soldi ma li brucia iniziative che non hanno valore. Quindi è necessario lavorare sul lato investitori. E poi, appunto, se le università cominciano a darsi una mano forte per far crescere l'ecosistema e la cultura d'impresa, è necessario che i più giovani cominciano a capire cosa significa fare una start-up, un'azienda che voglia scalare su un mercato che non è semplicemente quello di Napoli, ma italiano, europeo quantomeno. E infine è necessario che le aziende, le grandi aziende che costituiscono, sono un elemento fondamentale, al di là delle chiacchiere, cominciano a fare qualcosa veramente per le start-up. No, penso che sia una bellissima cosa, sono molto contento che stia accadendo, e anzi a noi ci sembra che stia accadendo perché la viviamo e quindi vediamo il trend, ma in realtà se andiamo a vedere i numeri assoluti siamo ancora risibili. Quindi da questo punto di vista sono molto soddisfatto e spero che diventi sempre di più una moda. Qui ritorniamo un po' al discorso che facevo prima: mi preoccupa laddove la moda faccia sì che ci siano, che arrivino nel mondo delle start-up persone che non sanno come funzionano le start-up e credano sostanzialmente di gestire le start-up come si gestisce una grande azienda o un'azienda tradizionale. Questo è un rischio grandissimo perché, per esempio, dal punto di vista degli investitori, investimenti poco cauti in questo ambito portano un'elevata possibilità di perderci soldi e quindi in qualche modo un effetto di disillusione che avrebbe impatti negativi su tutto il movimento.